La ricetta per voi, l'orata al cartoccio alla mediterranea con patate, capperi, olive e pomodoro. Iniziamo! Un'orata freschissima che vado a sfilettare e preparare. Dopo averla squamata, taglio con le forbici in questo modo le branchie per avere un filetto preciso. È importante stare attaccati alla lisca del pesce in questo modo, così abbiamo un bel risultato e un filetto pulito. Dopo aver pulito il filetto, tolto le lische, lo taglio per la cottura. In questo modo, un filetto tagliato a metà, pronto per essere preparato. Preparo le patate, patate già pelate, coltello mi aiuto ad arrotondarle. Quindi faccio scivolare la lama e ottengo delle rondelle così, come queste. Ovviamente con questi scarti non si buttano, possiamo preparare una purea anche per un'altra ricetta. Preparo la base per la cottura dell'orata, quindi faccio una salsa pomodoro, pomodori datterini tagliati a pezzettini e poi li frullo. Aggiungo olio extravergine di oliva, sale, pepe, foglie di basilico fresco e faccio frullare. La passo con un passino, mi aiuto con un cucchiaio e otteniamo una vellutata liscia. Sbollento le patate in acqua e sale, quindi 40 secondi per dargli un po' di morbidezza e poi in un secondo tempo le arrostisco in padella. Metto un po' di olio extravergine nella padella antiaderente, appoggio le patate sulla padella e le faccio arrostire così. Preparazione per la cottura dell'orata, utilizzo questa placca con un foglio di carta fata. La carta fata mi serve per aiutare la cottura. L'orata sfilettata, un po' di sale in questo modo. Prendo le patate e le metto alla base della carta, quindi la patata fatta arrostire acquisisce più sapore e così lo esprime meglio anche in cottura il gusto. Gli faccio tre tagli sulla pelle così entra all'interno il gusto degli ingredienti. Aggiungo olive taggiasche, qualche cappero, il sugo di pomodoro crudo che abbiamo preparato, olio extravergine, foglie di basilico fresco. Chiudiamo la carta in questo modo, quindi vado a sigillare bene all'interno tutti gli ingredienti, così da permettere una cottura uniforme, e con lo spago chiudo il sacchetto. Questa cottura permette di avere tutti gli ingredienti messi in modo uniforme. Vado a coprire per iniziare la cottura in forno a vapore. L'ultimo passaggio per completare la ricetta dell'orata, vi faccio vedere le patate che ho tagliato a rete con una mandolina, quindi molto semplice da preparare. Olio e le appoggio nella placca forata per la cottura nel forno, l'olio che insaporisce un po' la patata. Vado in cottura con le patate, le vado a cucinare con la funzione air fry del forno Samsung Dual Cook Steam Flex. Ho tolto l'orata dal forno e adesso è pronta per essere servita. Taglio e apro il sacchetto, quindi la cottura che abbiamo ottenuto con il forno a vapore, l'orata è cotta perfetta, inizio a impiattarla. Metto le patate, quindi alla base del piatto, qualche oliva, raccolgo, capperi, profumatissimo, i nostri sapori mediterranei, appoggio il trancio di orata, raccolgo anche la salsa pomodoro, quindi il sugo che si è creato durante la cottura.
le patate vado a posizionarle sopra l'orata in questo modo, quindi gli do un po' di movimento al piatto. La ricetta per voi è pronta, l'orata al cartoccio alla mediterranea. Provate, assaggiatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Buon appetito!